Alla sua nascita le dame di corte esplosero in un tripudio. È maschio, viva il re! Ma era una notizia falsa e dopo poco apparve evidente che il neonato fosse una femmina. Il re, saputo della notizia, esclamò: «Beh, sarà intelligente, visto che ha raggirato tutti». Pare che invece di emettere il solito pianto dopo la sculacciata dell'allevatrice, la bimba avesse fatto una sonora risata. Quando nacque, la regina sua madre, che accanto a tutte le virtù del suo sesso ne dimostrava anche tutte le debolezze, era inconsolabile. Si aspettava una creatura di bimbo ed invece nacque Cristina. Non le appariva degna di calzare una corona. Gustavo Adolfo allora decise di affidare Cristina ad Anna Svensson, allontanandola da sua madre. La guerra dei Trent'anni era giunta al suo culmine. Il re Gustavo Adolfo, detto il Grande, decise di sferrare l'attacco risolutivo contro la Pomeriana, nel nord della Polonia e della Germania. Il grande scontro avvenne il 6 novembre secondo il calendario giuliano, allora in vigore in Svezia. Le forze imperiali cattoliche erano state costrette ad arretrare e proprio mentre Gustavo Adolfo sollevava al cielo, da vincitore, il drappo dei regnanti svedesi, una bordata di cannone degli Asburgo lo colpì. Drappo e braccio volarono via. Con quella terribile morte, Cristina si ritrovò regina. Aveva solo 6 anni. Era già successo mezzo secolo prima in Inghilterra, con Elisabetta I, che venisse promulgata una legge in cui si accettava come regnante una femmina. Il padre, quando era ancora vivo il re, aveva dato ordine che gli venisse impartita un'educazione virile. Dichiarò che non gli venisse ispirata nessuna delle virtù del suo sesso, all'infuori dell'onestà e della modestia. Voleva che in tutto il resto fosse un principe e che gli venisse insegnato tutto ciò che un giovane principe deve sapere. Questo veniva raccontato. Era una frottola bellamente, adatta alla bisogna, e per placare chi non accettava quella regina in abiti da uomo. Le si è appioppato un viso privo di grazia, capelli arruffati, una spalla più alta dell'altra e una statura che veniva definita bassa. Modi eleganti senza gusto e sensibilità. Basta leggere le lettere che Cristina, diventata adulta, inviava alla sua dama di camera per esprimerle il suo amore. Tutto mi piace di te. Fragile e stupenda figliola, la figura agile, svelta, aerea, quel tuo colorito delicato e il pallore che ti affiora quando ti avvolgo fra le mie braccia, un candore pari a un petalo di rosa, i begli occhi che le palpebre abbassandosi per pudore mi nascondono insieme al tuo lampo di meraviglia. Sono innamorata di te. Figliola, appena tu te ne vai via da questo mio palazzo, tutto si spegne intorno a me e anche i miei occhi, e mi rimane solo il tuo profumo, sparso qui e là. A sua volta evitò ogni tergiversare diplomatico
prevenendo e togliendo dall'imbarazzo le richieste della corte. Erano tutti lì per conoscere la sua posizione su un problema certamente di interesse pubblico, ma che dovettero ammettere che era del tutto personale. Gli chiesero di decidere al più presto riguardo al suo matrimonio. Lei rispose: un contadino acquista un terreno da seminare e rendere fertile dopo averne addirittura assaggiato, masticato e anche inghiottito una zolla. Dall'odore e dal sapore, il villano ne scopre il valore. Poi con l'aratro e la zappa rende tenera la terra, la concima, l'annaffia e la cosparge del proprio sudore. E quando spuntano i primi fiori, quindi i frutti, ringrazia Dio per tanta generosità. Ebbene, in questa allegoria lei era la terra e non gli andava di essere zappata senza aver scelto e preferito quello che dovrà bucarla con il suo aratro. Tutta la corte rimase scandalizzata dalle sue parole, ma come se niente fosse, continuò dicendo: «Mi dispiace, ho finito e non intendo replicare ad alcuna domanda». Cristina aveva una grande passione per gli studi, principalmente quelli di filosofia e di scienza. Riuscì a convincere Cartesio, il genio della conoscenza che risiedeva a Parigi, a raggiungerla nel suo palazzo a Stoccolma. Durante il regno di Cristina, la sua corte si distinse come una delle più raffinate e colte d'Europa, tanto che Stoccolma venne definita l'Atene del Nord. La sua fama era cresciuta a dismisura tra il suo popolo, ma anche presso le corti di tutta Europa. Fu un colpo di scena che nessuno a Stoccolma e nelle altre capitali europee avrebbe mai previsto. La regina di Svezia decise di abdicare. Cristina aveva ripetuto all'infinito di detestare il matrimonio, dichiarando che era la tomba peggiore per una donna. Del resto Lutero aveva chiarito molto bene quello che aspettava le donne, che generassero figli fino alla morte. Lei non l'avrebbe mai fatto. Non si sarebbe lasciata usare da nessun uomo come il contadino usa i campi. Pensò che la Chiesa Cattolica avrebbe potuto proteggerla e, parafrasando Enrico IV di Francia, la libertà val bene la rinuncia di un regno. La regina arrivò a Roma nel dicembre del 1655 e l'accoglienza fu maestosa. In una carrozza sontuosa la regina si diresse verso il Ponte Milvio, dove trovò ad aspettarla una turba di nobili e cavalieri. Una folla immensa si era assiepata lungo il percorso del corteo. Divenne una carissima amica di Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Riario, divenuta la sua abitazione, si circondò di una piccola corte, facendo un luogo privilegiato di feste, di grandi avventure galanti, di intrighi diplomatici. Da quel clima di vivace scambio culturale nacque l'Accademia Reale, all'origine dell'Accademia dell'Arcadia, alla quale si aggiunse un'Accademia di Fisica, Storia Naturale, Matematica. Nel 1689 Cristina si recò a Napoli per visitare i resti di alcuni templi antichi. Al suo ritorno a Roma sentì uno strano malore che il suo medico attribuì ad un'infezione intestinale. L'infezione si aggravò ulteriormente, la febbre si alzò nuovamente e lei precipitò in uno stato di agonia. Il giorno dopo, il 19 aprile 1689, Cristina morì. Il cardinale Azzolino rimase accanto a lei per tutta la notte, piangendo per la disperazione. La regina di Svezia, in un testamento, aveva preteso che le fosse riservata una sepoltura senza sfarzo alcuno.
ma Papa Innocenzo XI impose che le sue spoglie fossero esposte per almeno 4 giorni alla pubblica venerazione. Per l'occasione la regina venne abbigliata di raso bianco ed il suo volto fu coperto da una maschera d'argento dorato, come accadeva per i regnanti achei. La sua bara fu calata nella fossa delle grotte vaticane, privilegio che la Chiesa nei secoli ha concesso solo ad altre 2 donne.